Ciao a tutti, in questo video vi voglio parlare di un utilizzo avanzato del sito AirData UAV, in cui grazie al quale vi permetterà di capire un po' meglio gli errori che possono accadere sul nostro drone e come monitorarli, come tenere sempre sotto controllo, le batterie e il drone stesso. Diamo un'occhiata al sito. Benissimo, allora andiamo sul sito. Come molti già sanno, sul sito di AirData si possono far confluire tutti i file di log dei nostri droni, quelli DJI e qualche altra marca anche. Per vedere come fare a far sì che i log vengano inviati sul sito di AirData, vi consiglio di andare nella sezione Help e in particolare nella sezione Upload. A questo punto selezionate il sistema operativo del vostro smartphone, ad esempio Android, scegliete l'app che utilizzate solitamente, ne potete scegliere anche più di una perché ogni app alla sua modalità. Ad esempio io scelgo questa di DJI Go 4, 3, DJI Pilot e DJI Fly, e una volta configurata l'app, al termine di ogni volo i log verranno inviati sul database di AirData e li ritroverete andando semplicemente su My Log. Ecco qui, anzi andiamo un attimo sulla home. Nella sezione Home c'è una prima dashboard con sulla sinistra le previsioni relative ad un luogo. Io in particolare ho quello del mio paese, e su cui ovviamente potete decidere o meno se andare a far volare o no il drone. In questo caso, per esempio, mi dice che c'è un problema sul vento perché tra i 25 e i 30 km orari. In più c'è la sezione maintenance che vedremo successivamente. Ma spostiamoci nella sezione My Log. Anche in questo caso c'è una dashboard con le statistiche di volo, grazie alla quale è possibile scegliere o un drone alla volta o entrambi o tutti i droni che avete. Ecco qua, io per esempio scelgo adesso tutti i droni e quindi vedremo le statistiche di tutti quanti i droni. Queste sono delle statistiche, ad esempio il chilometraggio più lungo, oppure la velocità maggiore che si è avuta durante tutti quanti i voli registrati, l'altitudine più elevata, quello più lontano e il tempo di volo maggiore che si è avuto, oppure la temperatura delle batterie massime che si sono avute. Sul lato sinistro, invece, abbiamo la lista di tutti quanti i log del nostro drone. Proviamo dei nostri droni, proviamo ad esempio a scegliere un volo. E ci si aprirà in questo caso un'altra dashboard relativa però al singolo volo, in cui è presente un doppio menu in alto, eccolo qui, e a sinistra. Nel mio caso vedete che tutti i menu sono pieni, cioè c'è la possibilità di cliccarli perché io ho l'account di tipo Gold, eccolo qua. Il motivo per cui ho acquistato l'account di tipo Gold è perché posso vedere con questo account tutti i grafici relativi ai vari sensori, e l'ho fatto perché così mi posso accorgere in anticipo se qualcosa si sta deteriorando, ad esempio una batteria o se ci sono degli errori sul drone. Quindi ho preferito acquistare l'account Gold. Ad esempio, cliccando su Power, eccolo qui. Avrò la visione completa dell'andamento della batteria durante il volo. La stessa cosa dicasi se clicco sul sensor,
potrò vedere se ci sono stati durante il volo dei problemi sul GPS o sulla bussola. Quindi, diciamo, questo è uno dei motivi per cui l'ho comprata. Ho comprato l'account Gold. Inoltre, se clicchiamo su Weather, questa è una sezione che mi piace veramente tanto perché, anche da appassionato di meteorologia, ed è quella relativa alle condizioni meteorologiche che vi erano durante il volo. Quindi queste sono le condizioni al suolo che c'erano durante questo volo. Si può vedere la velocità del vento al suolo, l'umidità, la direzione, la temperatura. Inoltre, grazie ad un algoritmo sviluppato proprio da AirData, è possibile osservare e vedere qual era il vento in quota che il drone ha incontrato. Infatti, eccolo qui, cliccando su In Flight Wind, c'è la velocità media del vento incontrata in quota, la massima raffica e la direzione. Qui in basso c'è spiegato come hanno fatto a fare questo algoritmo. In particolare poi possiamo andare su Wind Map e si vede la mappa della direzione e della velocità, eccolo qua, durante tutto quanto il volo. Zoom, avere anche il profilo del vento in altitudine. Potete capire quanto può essere importante avere questo dato in caso di crash o di problemi rilevati. Ma tralasciamo per un attimo le sezioni relative all'hardware e andiamo nella sezione notification. Quindi, un attimo. Torno qua, là, quella era la sezione relativa agli upload, quindi riselezioniamo, andiamo qui, General, e spostiamoci su Notifications. Ecco qui, in questa pagina trovate tutti quanti i messaggi che sono intercorsi durante questo specifico volo, tra il drone e il radiocomando o provenienti dal radiocomando stesso. È proprio qui che troveremo gli eventuali errori prima, dopo e durante un crash. Ora io non ne ho nei miei log. Vediamo un attimo, non ce l'ho perché non ho mai subito un crash, però possiamo vedere dei warning, queste sono tutte condizioni normali. Possiamo però andare a guardare un attimo quello che accade in tutti quanti i log delle varie di tutte le persone, quindi di tutti i droni. Andiamo di nuovo in AirData. Faccio vedere come fare a guardare. Andiamo in risorse, andiamo in help, si aprirà la wiki e entriamo in notifications. Qui è presente la lista di tutti gli errori, di tutti i messaggi provenienti dai log di tutti i droni che sono registrati su AirData. Quindi potete immaginare che enorme mole di dati c'è in questo database e quello che ci può aiutare. Si può selezionare un drone in particolare o più droni. Io per esempio ho selezionato l'Air 2S, l'FPV. Mi pare anche il Mavic Air 2 e il Mini 2. E questa è la lista. Quelli a cui dobbiamo più porre attenzione sono quelli con il punto esclamativo. Anche se a noi non è mai successo nulla, nessun problema, è un bene andarli a controllare perché così sapremo che cosa può succedere o come comportarci nel caso dovessimo ricevere uno di questi avvisi sul nostro smartphone durante il volo. Facciamo una breve carrellata. Vediamo ad esempio questo qui, questo errore GPS Signal Weak,
Significa che c'è un problema GPS, un problema sul GPS, sulla ricezione dei dati GPS, ed è avvenuto a moltissimi, quindi questa è la frequenza con cui questo errore c'è, e ci dice addirittura volare con cautela. Proviamo a cliccare sopra. E qui ci dice il tipo di severity, che indica come un low risk, dà una spiegazione sul tipo di errore, quindi ci permette anche di capire che cosa può succedere nel caso in cui dovessimo avere questo errore. Ad esempio, in questo caso dice che se avviene questo errore, spesso si entra in modalità attitude, cioè significa che il drone non rimarrà più stabile nella posizione grazie al segnale GPS, ma potrebbe tendere a spostarsi, in particolare con un vento molto forte, perché utilizzerà solamente i sensori a terra se si trova ad un'altezza tale da far funzionare i sensori a terra, oppure addirittura potrebbe spostarsi e quindi bisognerà sempre muovere gli stick. Andiamo a vedere un altro. Bisogna sempre muovere gli stick per tenerlo fermo in orbita. Vediamo qualche altro errore, low battery, va bene, questo è normale perché se si vola fino al consumo della batteria massimo è chiaro che avvenga. Questo è un altro errore, velocità del vento molto forte, quindi evitare di portare il drone oltre i propri limiti. Questo è un avviso di eccesso di altitudine raggiunta. Dice di controllare, di evitare di andare oltre le leggi, la possibilità della legge. Anche questo è dedicato a max altitude. Questo molto spesso avviene sui DJI FPV perché hanno messo un blocco sui 500 metri. Ecco qua c'è qualche errore dovuto al segnale basso in ricezione. Remote controller signal weak, anche questo succede molto spesso. E questo invece è un errore che io spero di non ricevere mai, che indica un errore nel comparto elettrico. In particolare lui lo associa all'Electronic Speed Controller, quindi all'ESC, che è quell'apparecchiatura elettronica all'interno del drone che tiene sotto controllo la carica della batteria, anzi chiede alla batteria di dare più o meno potenza per far sì che le eliche possano muoversi. Quindi è quella parte elettronica che viene comandata dalla CPU proprio per far sì che le eliche possano muoversi per fare ciò che l'operatore vuole o che il controller di volo desidera che il drone faccia. Quindi l'ESC chiede alla batteria più o meno potenza per far muovere il motore. Se il controllore di volo si accorge, se il flight controller si accorge che, ad esempio, le eliche stanno volando, stanno girando troppo poco per fare ciò che gli dice di fare, oppure che la batteria non riesce a dare abbastanza potenza, o che la batteria spinge, cioè dà molta potenza ma non riesce, allora viene dato questo errore. Potrebbe più o meno essere causato dallo speed controller, ma non è detto. È lo speed controller che dice: io non riesco a fare quello che mi serve. Ad esempio, questo è un altro errore molto comune: Aircraft Max Power Load Reached, cioè che sta dando il massimo della potenza, ma è troppo. Quindi ha dato il massimo della potenza. E dice attenzione, abbassare l'altitudine e volare con cautela. Se dovesse succedere, atterrare immediatamente. Questo errore Electronic Speed Controller molto spesso avviene insieme a tanti altri errori. Ad esempio, lo vedete qui ci stanno i commenti di altre persone che è bene anche leggere questi qui perché vi permette di capire cosa loro a cosa è andato incontro il loro drone durante il volo. Ad esempio qui è associato l'errore motor error, controllare le eliche.
Non è detto che siano le eliche che si siano rotte, ma probabilmente è il motore che non sta rispondendo a dovere, oppure che l'Electronic Speed Controller cerca di spingere il movimento del motore, ma il motore non si muove. E possono essere tante le cause e molto spesso sono legate e purtroppo in questo caso sono associate anche ad una caduta del drone. Dunque, diciamo che conviene guardarseli, dare un'occhiata a quasi tutti gli errori, ci sono tantissime pagine, ci sono in varie lingue, perché ecco qua per esempio un altro, questo è Motor Blocked, Strong Wind Warning, in questo caso è stato dato come rosso perché probabilmente era veramente forte il vento. Per non incorrere a eventuali errori o a problemi dovuti ad una scarsa manutenzione, torniamo un attimo nella sezione relativa ai nostri voli. Andiamo questa volta in Equipment e troveremo la sezione dedicata alle batterie. Mi pare che questa sezione è solo per l'account Gold. Grazie a questa sezione, a questa dashboard, avremo una visione dettagliata della vita di ogni batteria, quindi l'efficienza, il trend dell'efficienza, 10 minuti, le deviations delle singole celle, quindi se c'è una deviazione fra le singole celle, vi ricordo che le celle non devono avere una grossa deviazione fra le due, o le due o le tre. Devono scaricarsi, quindi il voltaggio deve essere simile per tutte e tre le celle. Se c'è una forte deviazione è un problema, vuol dire che una cella si sta comportando peggio delle altre ed è una possibile deviation, è una possibile problematica su quella batteria. Qui è spiegato tutto, che cosa può succedere nel caso di deviazione. Oltre alla sezione deviation c'è anche la sezione temperatura, eccola qua, bisogna far sì che non salga tantissimo la temperatura di ogni singola batteria. In più c'è anche la sezione service, eccola qui, la sezione service ci permette di ricordare alcuni dei servizi di manutenzione da effettuare. Ogni tot voli, per esempio, ogni tot ricariche, ad esempio c'è il servizio basic. Eccolo qui che ci dice che cosa fare ogni tot, per esempio 20 ricariche oppure 20 voli o 200 minuti di volo, ci dice come fare, volare al 25-30%, permettere di raffreddare la batteria e così via. Sono dei servizi di manutenzione molto utili per allungare la vita delle batterie stesse. Una sezione simile è dedicata anche ai droni, quindi per ogni drone c'è la sezione dedicata alla maintenance e grazie al quale vi sono non solo le caratteristiche, quindi una dashboard in cui spiega, fa vedere ciò che come si diciamo il drone, il numero di serie, l'utilizzo, quanti voli sono stati fatti, la storia di tutti i voli, ma anche la sezione dedicata alla maintenance. Anche in questo caso c'è la sezione basic, extended e full. Ad esempio in extended dice che bisogna controllare, fare la ricalibrazione della IMU, fare la ricalibrazione della bussola, oppure nella sezione basic dice di controllare se ci sono delle rotture sulla fusoliera del drone e così via. La full è esattamente diciamo il merge di tutte e due. E questo è, diciamo, tutto. Anzi, no, ho dimenticato una piccola sezione che è quella di poter rivedere ogni singolo volo come se potesse vedere il drone mentre si muove sulla mappa.
Torniamo quindi su MyLog, ve la faccio vedere. Scegliamo il volo, eccolo qui. Scegliamo ad esempio questo volo. Andiamo in Notification, già ci siamo. HD Flight Player. Possiamo scegliere la velocità, ad esempio una 4x, e via si parte. Scorrono qui sotto tutti i messaggi, il voltaggio di ogni singola cella, come vedete, per poter valutare le deviation. Scorre tutto il GPS, l'altitudine, e nel frattempo il drone si muove. Penso sia tutto. Potete osservare anche come si muovono, come ho mosso gli stick. Ciao a tutti quanti!